Le 21.15 del 16 febbraio 2017, ben ritrovati nella casa dei Calatini, stasera con. Stasera andiamo ad iniziare speditamente, è una serata per quanto mi riguarda importante perché vede il ritorno nella conduzione del nostro programma e anche nella presenza, speriamo presto, pian piano, di rodaggiare, diciamo, dopo il periodo di gestazione. Ha dato alla luce una bellissima bambina meno di un mese fa, Elisea. Ecco, torna negli schermi Nancy Sainbene, che stasera curerà un segmento di questo nostro Stasera Con, e poi anche nella conduzione stasera avremo il nostro buon Enzo Nicoletti, per cui sono contento, diciamo, di questa quasi partecipazione corale della redazione di questa trasmissione. Allora, andiamo col programma di questa sera speditamente e poi andiamo direttamente col primo segmento e col primo ospite. Quindi ci sarà uno spazio di cultura dedicato, curato da Enzo Nicoletti, per la presentazione di un libro. Quindi Nancy Sainbene si occuperà di una iniziativa molto importante messo in atto dal reparto di cardiologia dell'ospedale Gravina di Caltagirone, ma inserito in un contesto di iniziative nazionali. Quindi parleremo di politica locale. Ecco, ha avuto ne abbiamo già parlato nelle sere scorse, in Consiglio Comunale è stato trattato lo spinoso argomento riguardante l'asilo Arcobaleno di via Balchino. Ne torniamo a parlare con chi ha agitato un po' questo argomento, lo ha tenuto sul banco dell'attenzione pubblica fino ad approdare in Consiglio Comunale. Sto parlando di Concetta La Rosa, responsabile della funzione pubblica della CGIL. Quindi ancora apriremo questa trasmissione con l'avvocato Federico Bizzini, il quale curerà appunto il suo punto di vista. Ma non facciamo pause pubblicitarie e do subito la parola all'amico Federico Bizzini, all'avvocato Federico Bizzini. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E voglio aprire questa trasmissione con il ricordo di un comune amico, ma un comune amico è una persona stimata da tantissime persone che lo hanno avuto modo di apprezzare. Proprio l'altro ieri, il giorno di San Valentino, è venuto meno Antonino Pedi, Tonino per gli amici, Tonino Pedi. Io lascerei la parola subito a Federico per ricordare un po' Tonino e poi magari, siccome è arrivato un comunicato pure della diocesi, mi piacerebbe leggerlo anche per fare una rappresentazione di chi era Tonino Pedi. Prego Federico. In via del tutto estemporanea con Pino abbiamo pensato che proprio sia quanto mai opportuno un ricordo breve, non dettato da altro, di Tonino Pedi, solo per il grande affetto che nutrivamo nei confronti di questo caro amico. Una persona per bene, Tonino Pedi, ci ha lasciato, probabilmente ci ha lasciato, anzi certamente ci ha lasciato prematuramente a seguito di una brutta malattia. Tonino Pedi, dicevo, una persona per bene, una persona come la quale ce ne vorrebbero tante in una comunità piccola come la nostra, perché Tonino Pedi ha, per carità, ha avuto una vita piena di tante cose, funzionario di banca eccetera, ma io il ricordo che ho di Tonino Pedi è come di un grande scout. Tonino Pedi ha dedicato la sua vita allo scoutismo. Io lo conosco e i miei ricordi più fervidi sono addirittura rimontano a quando io ho avuto un'esperienza ragazzino proprio nella mia infanzia come lupetto. E lui già era uno scout grande, era uno scout maturo, e partita da lì, da quell'esperienza, la nostra conoscenza, e poi io come altri siamo usciti dallo scoutismo impegnato, dalla vita concreta dello scoutismo, mentre Tonino è rimasto, ed è rimasto come un grande capo scout. E abbinato questa grande passione per lo scautismo alla sua profonda fede religiosa. Lui ha fatto probabilmente l'esperienza scout di Tonino, così importante, era anche un modo come un altro per testimoniare la sua fede cristiana e per accompagnare intere generazioni di giovani con questo messaggio importante
di apertura alla vita, di apertura alla, alla natura, di amore per, tutte queste, per tutti questi principi che è appunto lo scautismo. Ripeto, ha avuto un grande ruolo a Caltagirone sotto questo profilo Tonino Pedi, perché non c'è giovane che abbia bazzicato in quegli ambienti che possa dire di non ricordarsi il suo impegno, un impegno veramente gratuito, spontaneo e sempre e comunque per decenni estremamente impegnato, direi sempre in prima linea. Allora, Tonino Pedi aveva 68 anni, funzionario di banca della San Giuliano prima e della Banca Intesa dopo, è stato un capo scout storico, fu uno dei fondatori della GESCI zona Caltagirone Nuova, Caltagirone Sud, è stato membro per diversi anni del Consiglio Pastorale Diocesano e attualmente era capo del MASCI e membro della consulta delle aggregazioni laicali nella parrocchia della Sacra Famiglia. Era ministro straordinario dell'Eucaristia e segretario del Consiglio degli Affari Economici. Tonino Pedi si è spento dopo una lunga e prolungata sofferenza, così come scrive il comunicato della diocesi di Caltagirone, testimoniata cristianamente con grande fede e dignità, è stato chiamato alla casa del Padre. Il dottor Tonino Pedi, persona nota e stimata per la testimonianza coerente nella sua fede e la generosità con cui ha servito la Chiesa Calatina in vari ambiti educativi e in ruoli di responsabilità diocesana, in cui ha portato la serenità dei suoi modi, sempre costruttivi e garbati, lasciando non solo alla propria famiglia e ai suoi cari, ma alla nostra intera comunità diocesana un'eredità umana e spirituale che il Signore certamente premierà con l'accoglienza misericordiosa che riserva ai suoi servi buoni e fedeli. La vicinanza in questo momento particolarmente sento personalmente di darla all'amica Anna, la moglie Anna Alberghina, e tutta la famiglia che indubbiamente è stato colpito da questo dolore immane. Bene, adesso passare di punto in bianco diventa un po' arduo. Se la regia ci desse una brevissima pausa per dare la possibilità poi all'avvocato Federico Bibizzini proprio di presentare il suo spazio del punto di vista con le sue riflessioni. Qualche secondo soltanto e torniamo in diretta.